Bentrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna che dedica questa puntata alle finali di Coppa del Mondo ASMF andate in scena a Madonna di Campiglio. Partiamo con gara sprint con successo di Mariani e Gercikova, al maschile invece si impone Arno Rieta. Yeah, I'm very happy, but I have to admit I was lucky because the second girl from Italia, Mara Martini, we went at the same time at the finish line and she came very quickly, so I wasn't sure I won, but yeah, I was a little bit lucky today. Perfect day for me. I could win the World Cup and also the overall World Cup. And yeah, the race was perfect for me from start to beginning. I was the first in qualification by 7 seconds and I was surprised by that. I didn't know I was that fast in the qualification. And after that I took from heat to heat and see what happened, and I could win the quarter and the semi-final. And so I knew I have to go all in the final because Thibaut is chasing me for the overall title. I have to beat him, and yeah, I went all out and it worked quite well and I'm super happy. In casa Italia, secondo posto assoluto per pochi centesimi di Mara Martini. Ultima sprint di Coppa del Mondo, fare un secondo posto è stato per me veramente una grande soddisfazione. Quindi sono molto contenta di questa ultima sprint a Madonna di Campiglio. Sono partita che ero molto motivata, era una sprint corta come piaceva a me. Sono arrivata al cambio, ho cambiato per seconda e poi all'ultimo pezzo ero quasi prima, però ci è mancato un pelo. Comunque sono contenta così. Madonna di Campiglio Day 2 è la volta di gara vertical, dove vince per la prima volta nella storia di questo sport il belga Maximilien Drion. I just won the vertical race. I'm from Belgium, but I live in Switzerland. But yeah, the race was amazing. I was feeling good since the start, and I told myself, why not? I know I am fast, so why couldn't I just try and see if I can keep that pace till the top, and since the top I was feeling really good, so I told myself, yeah, Max, this one is for you, and give everything you have and you will and enjoy, because I enjoyed all the race. Al femminile, sempre solo Axelle Mollaret. Et ben voilà, c'était la dernière verticale de la saison et ça a été un peu plus dur pour moi au début. C'est parti très vite avec les filles devant sur la première partie à ses pattes, mais dès que la pente s'est relevée un peu, que ça a été un peu plus raide, j'ai pu prendre les devants de la course et puis maîtriser toute la fin de course. Donc voilà, carton plein sur les verticales cette année. Vraiment, je suis bien contente et on va voir ce qui se passe dimanche pour le classement de l'overall. Per quanto riguarda gli italiani, abbiamo intervistato per voi Davide Magnini. Sono molto contento della gara di oggi, delle mie sensazioni. Sono partito molto motivato, subito mi sono portato in testa, ho visto che le sensazioni erano molto buone, ero in forma ed è stata una dura lotta tutta la gara con Maximilien Drion, che oggi ha dimostrato di essere in super forma. Era veramente forte e abbiamo battagliato tutta la gara, continuavamo a rilanciare io e lui, e poi nell'ultimo piano finale prima dell'ultimo muro ha allungato il passo e è riuscito a prendere quei 10-20 metri di vantaggio su di me, che ha portato fino all'arrivo. Io ho cercato di dare comunque tutto me stesso e sono contento di questo secondo posto, che mi fa guadagnare anche il podio nella Coppa del Mondo Vertical. La 4 giorni di Madonna di Campiglio si è conclusa domenica con l'individual race e qui a vincere gara e coppa di specialità è il piemontese Matteo Eidalin. Io sono contento di essermi riconfermato in quella che ormai è l'unica specialità che faccio in questo sport che pratico, che è la specialità, l'individual, quello che io ritengo essere il vero sci-alpinismo. Poi adesso si stanno facendo un po' spazio a altri format, e buon per chi è in grado di interpretare tutto, e complimenti ad Antonioni che ha vinto la Coppa del Mondo overall. La gara sono partiti subito forte come sempre, c'era davanti Boscacci la prima salita assieme a Davide Magnini, Bommardion, io ero assieme a loro col gruppo di testa, e c'era anche Nadir Maghè, gli altri erano un attimo più staccati, in fondo alla discesa è arrivato Maghè davanti, io ero secondo.
Sulla seconda salita poi ha fatto la differenza Magnini, io mi sono messo sulle sue code, ho preso un attimo di vantaggio al cambio in cima, discesa, cambio sotto e sono ripartito che avevo circa una quindicina di secondi e mi sono giocato tutto sull'ultima salita, in cima ne avevo 40 circa, 35 e niente, ho fatto un'ultima discesa senza prendere rischi, il cambio poi ormai... L'ultimo era, i giochi erano fatti e ho potuto godermi l'arrivo con un attimo di calma, cosa che a volte quest'anno non avevo potuto fare, tipo a Flen o ai mondiali era arrivo in volata talmente tirato che non me la sono mai potuta godere, così vincere così è sempre comunque un po' di fascino in più e sempre bello. Medesimo copione al femminile per Axelle Mollaret. Eh ben voilà comment bien finir la saison, ça a été une super course aujourd'hui, c'était la dernière individuelle de l'hiver. La forme était là, donc j'ai pu prendre les devants dès la première montée, creuser l'écart et puis ensuite gérer la course pour aller gagner cette dernière individuelle. Donc une saison qui finit super bien. Finale alla grandissima in casa Italia con il successo nella overall di Robert Antonioli e sono 4. Sono riuscito a riportare a casa la Coppa Overall, una grandissima battaglia con Thibaut Anselmé, il francese, che mi ha fatto veramente trovare lungo in tutta la stagione invernale. Direi che io questa stagione ho gestito abbastanza bene tutte le gare, non sono più brillante come una volta nelle sprint e nelle vertical, ma ho chiuso quarto nella classifica Overall sprint quarto e nella vertical ho chiuso sesto, in sesta posizione. Nella individuale ho chiuso terzo, che era il format di gara che sono riuscito a gestire meglio quest'anno. E che dire, super contento di questa altra coppa che porto a casa. Anche per questa puntata è davvero tutto. Il nostro consiglio non cambia al termine dell'ultima salita. Veloce i cambi e giù bomba in discesa.